Palazzo Chigi, confermi le notizie battute poco fa dalle agenzie? E obbligo fu? Anzi, obbligo è. Sì. Sì, David, noi abbiamo passato qui tutta la giornata e il Consiglio dei Ministri è appena terminato, dopo una lunga giornata, possiamo dirlo, di mediazione da parte di Mario Draghi. Questa mattina non c'era d'accordo su niente, né sul Green Pass, né sull'obbligo vaccinale, vedeva Lega e Movimento 5 Stelle sul no, PD e Leo invece su sì, sull'obbligo vaccinale. Alla fine noi abbiamo letto le bozze, il punto di caduta c'è stato ed è quello sull'obbligo vaccinale per gli over 50. E anche sull'obbligo vaccinale per il Super Green Pass per i lavoratori over 50. Ma su cosa c'è stata la polemica, o comunque su perché si è andati così per le lunghe? Un Consiglio dei Ministri che è iniziato alle 18.30 circa ed è durato fino a qualche minuto fa. La questione era tutta sul Super Green Pass per accedere ai servizi pubblici. La Lega ha detto no, ad un certo punto addirittura dallo staff di Giorgetti è arrivata una nota, dobbiamo dire, di fuoco, in cui si dicevano sì, siamo responsabili, siamo al governo, ma non siamo acquiescenti, cioè non diciamo sì a tutto. E il punto era proprio su questo, sul Green Pass, sul Super Green Pass per accedere ai servizi pubblici, quindi banche, parrucchieri, e la Lega ha detto no. Ed è proprio di un quarto d'ora fa invece la notizia dell'accordo, quindi possiamo dirlo, il Consiglio dei Ministri è terminato e l'accordo dunque è stato raggiunto. Certo, c'è da dire che nel giorno della risposta del governo all'aumento dei contagi e anche ai no-vax, possiamo dirlo, la maggioranza non si è dimostrata proprio compatta. E noi siamo qui, cerchiamo di intercettare qualche ministro in uscita e vi facciamo sapere. Allora, grazie. Bene. Roberta, io chiederei tra un attimo a Marco da Milano di decifrare.